Sentivo un coro dallo stadio che faceva "E chi non salta con noi cos'è? Te lo dico io, è un Tammy Abraham che ti castiga. Chi non salta con noi cos'è? Te lo dice zio Assombè, è un Tammy Abraham che ti castiga". E andiamo! Game over alla finita, Maradona. Una bella finita, partita tra Napoli e Roma, finisce 2-2 con tante ne esce il Napoli con rimpianti, ne esce il Napoli con rimpianti, non la Roma, fortunata, ovviamente soddisfa i giocatori del Napoli, credo che possa, bravi e fortunati, noi bravi e sfortunati. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che partita, che pareggio, meritato, no, senza alcun dubbio, proprio no, NO a caratteri cubitali, ma un pareggio, ve lo dico, tanto immeritato quanto importante, è fondamentale, fondamentale. Mancava esattamente tanto così. Tanto così, tanto così. Ma Calzona doveva fare la puttanata gattusiana e a tratti spallettiana, ovvero il cambio su un calcio d'angolo dell'avversario non si fa mai! Non si fa mai! Torni Traoré, perché? Aspetta che battono il calcio d'angolo! Non si fa mai! Io voglio capire come un allenatore che abbia preso il patentino a Coverciano possa fare un cambio prima di un calcio d'angolo in difesa. Cioè, lo sanno anche gli studenti universitari. Oggi il Napoli ha dominato, è riuscita ancora una volta nell'impresa di non ottenere nulla da questa partita. Giusto sulla carta c'è scritto Napoli-Roma, un tempo il Napoli si giocava, il Napoli-Roma, per degli obiettivi, per la Champions, per lo scudetto, un tempo si giocava con la Roma per questi obiettivi qua. Quest'anno invece si gioca con la Roma per non essere superati dalla Fiorentina, dalla temibile Fiorentina che è nona in classifica. Io solo una cosa c'ho da rimproverare al Napoli. Non tanto ai tifosi del Napoli, perché che c'entrano, ma più che altro alla squadra. Se voi aveste fatto per tutta la stagione, anzi per il 50% della stagione, la prestazione che avete fatto oggi, stareste lottando per il quarto o per il quinto posto, cioè sareste in pienissima corsa per un posto in Champions League. Io mi auguro che voi, cioè, a parte che me la tagli a Napoli, chiedetela la cessione. Perché non ho niente detto che si capo come calciatore, mi piace almeno calciatore, non dalla linea di corso, bicho, calciatore, non sta mangiando, è uno. Ma vista me attaccando solo la S, poi botto la palla in da porta. A me sono scadasse, neanche in Conference League. Caccia soldi, fa squadra e piglia l'allenatore e il calciatore. Ciao. Un punto fondamentale oggi, ce lo portiamo a casa contro un Napoli indemoniato. Un Napoli indemoniato, un Napoli che voleva vincere a tutti i costi, ragazzi. Oggi grandissima partita del Napoli. Sarà un pessimo allenatore come dite voi, sarà che non sa allenare, sarà tutto quello che cazzo ci volete dire, Allegri. Ma la fortuna e il culo che ha Max non ce l'ha nessuno, ragazzi. No, io sono convinto che se la Juventus da qui alla fine le perde tutte, quelli dietro a noi non ne vincono mai mezza, non ne vincono mezza. Cioè, ci rendiamo conto la Juventus quanti punti ha buttato quest'anno e si trova sempre là in classifica? Io non lo so, a noi chi ci ha messo una mano in testa, io non lo so, ma mi va bene così. Io non lo so, ma io non so se a De Rossi è come Jimmy Grimble con gli scarpini, si è messo la giacchetta magica, io non lo so, ma oggi ragazzi, oggi siamo stati presi a pallonate, oggi, quando le cose vanno dette, siamo stati presi a pallonate. Se il Napoli è così tanto in basso in classifica, è perché non segna manco a
pagare oggi per fare due gol. Oggi Napoli ha fatto due gol, cioè servito un rigore e un rimpallo. Grazie Massimiliano Allegri, grazie, grazie per averci reso una squadretta, grazie per averci costretto a tifare Napoli, una vergogna per noi tifare una squadraccia come il Napoli, che tra l'altro quando ogni volta che tifo il Napoli, ragazzi, questi qua non vincono mai, fosse una volta ci facessero un piacere, non vincono mai, mai. Un Napoli che in questa partita ha fatto bene, però con questa Roma abbastanza contratta, non così veemente, non così bella come siamo abituati a vederla, insomma il Napoli poteva fare veramente molto di più, soprattutto in termini di precisione, in termini di finalizzazione. E io credo che tutti quanti avevamo una sensazione che la Roma potesse perdere a Napoli, e invece non perde, con le unghie e con i denti, prende questo punto che non è un punto determinante per la Champions League, perché con la vittoria dell'Atalanta, anzi, per carità, poi con tante emozioni, ho fatto male con il primo tempo, con tante occasioni, oh, 0-0, succede di tutto. Ha cavata buona, vero? Ha cavata buona, vero? Ha fatto un discorso, ma non vinciamo la partita! Non vinciamo la partita! A Roma due tiri, due gol! Fortuna che un minimo ci sono le altre che interrompono. Fortuna. Forse così possiamo, senza esagerare, senza fare un filotto di 12 punti in 4 partite, sarebbe pretendere troppo, ne fate 13 negli ultimi 13, cos'è, pretendi adesso 12 in 4? No. Partita bella, bella partita, partita bella. No, devo dire che al netto di tutto, anche di alcuni errori grossolani, se andiamo a vedere tre quarti dei gol subiti oggi erano da evitare come la peste, ma partita godibili, cioè mi sono divertito come un bimbo. Una Roma fantastica, difesa, centrocampo, attacco, ogni parte del campo era predominata dalla Roma, un assedio, solo Roma, in campo, primo tempo soprattutto, un bombardamento alla porta del Napoli.